Santa Maria de Sole. No, Santa Maria de Mole. Forni criminali, Santa Maria de Mole. E quindi mo mi direte, che fai, Franchi? Prima dici che i castellini fai più a Velletri, ci vai, poi stai a Santa Maria de Mole. Raga, Santa Maria de Mole, io non la considero i castelli, è una landa di mezzo, è una cosa che non si capisce. Qua stiamo dentro una conca, i castelli stanno su. Questi non so castelli, è comune de Marino, ma non so castelli. E poi che non mi facevo più accompagnare, invece oggi mi faccio accompagnare perché c'è sta un ragazzo che è di qua, che fa rap. Allora io ho detto sì, non è uno strapparegola, non è un'eccezione. Mi faccio accompagnare da uno che fa rap e questi non so i castelli. Ci ringraziamo la Vergine Maria, sperando di trovare roba decentemente buona. Non so che idee c'ha, però da quanto ho capito nei messaggi mi vuole portare a Beauville, al parchetto. Io ho detto, ma che siete, ma andiamo a fare i micci al parchetto di Beauville? Portami per Forni, vediamo un po' che esce fuori. Forni criminali, Santa Maria delle Sole. Come ti chiami? Alan. Dove te trovano? Doppelganger, mi ridà il nome d'artista. Ma dove? TikTok prevalentemente. Instagram, TikTok. Instagram. Sì. No, perché real.doppelganger. Non lo scrivo in descrizione. No, fai quindi proprio così. Come lo spelling? Cioè... Real.doppelganger. Ok, a posto. Dateci uno sguardo, che forte, ragazzo. Oggi però mi porti a Forni. Ti sei preso questa... mansione. Perché se non so buoni io ti sbrocco. Lo so. Lo so benissimo. Sei cosciente questo? Guarda, diamo la colpa pure all'altro ragazzo, va bene? Facciamo metà e metà. Metà e metà. Te sì. Sei del 2000? 2000. Perché del 2000 come ti è venuto in mente di fare rap? Un po' vecchia scuola. Ma perché io sono cresciuto? Cioè, però... vai a tempo, non usi autotune e chiudi le rime. Incredibile. 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 No, io sono cresciuto con mia sorella che è del 90. Quasi tutti gli amici miei sono del 90-91. Quindi ho detto, mi piace sta roba, cazzo, ci sono cresciuto, fammi ci provare. Ho iniziato un anno e mezzo, due anni fa, ho detto, funziona. Magari c'è la speranza che questi ragazzetti del 2000 che fanno sta roba ritorna un pochino di moda scuola. La vecchia scuola. Boh, old new school. Sa? Old new school. Famo un misto. Ogni tanto ritornano in auge le vecchie cose. Eccolo, il Damiano. È arrivato. Lo sai che se non so buoni i forni ti sfonno? Sì. Già mi ha bacchettato, te lo dico. Quindi magistri, cava dei cerci, ma se andiamo a fare pure le micce a Beauville al parchetto. Sì. Ok? Sì, giusto. Lo sapevo che tanto finiva così. E poi l'angolo delle curiosità è quello sotto la rampa? No. È quello che sta su una traversa di cava dei cerci. Sta tutto un frattato, poi lo vedi. Poi ce n'abbiamo un altro che è Pacchetta. Che sta più giù. Un po' più giù vicino alle poste. La triade di facciamo. Vicino alle poste. Vabbè, allora facciamo magistri e questa a piedi. Esatto. Poi abbiamo la macchina e andiamo a cava dei cerci. Panificio Magistri. Questo è tipo panificio storico che esiste da anni. Sì, sì, infatti, me lo ricordo pure io. E quello ha chiuso e questo invece è rimasto aperto. E spero che abbia un po' di roba. Via della Repubblica 30. No, via Alessandro Manzoni. Eccolo qua, che subito corregge. Via Alessandro Manzoni? Dobbiamo posto. So io che non mi ricordo. C'è pure il bignone di San Giuseppe. Ma te siete Santa Maria, Santa Maria? Sì. Te? Io sono De Morena. No, lui è di Santa Maria da 10 anni. Ma sei de Morena? Aspetta, diciamo le cose come stanno, di frattocchie. Capirai, no, che brutto. Un emarginato. Mamma mia, emarginato vero. Ma vogliamo dire che Santa Maria non è i castelli, è comune de Marino, ma sì, non è castello. Non può essere considerata castello. Ah. Cominciamo male. Io male. Devo dire, ma roba là mi è piaciuta là su quel bar. Non aveva un bel aspetto, ti dico, diciamo, la verità. Qua volevo prendere le pizzette rosse un po' più grandi, ho visto, ho detto mamma mia, no. A un non po' prendere paura. La pizza rossa e la pizza bianca, io ho fatto un favore a non prendere. Che poi effettivamente che ore so? Le 11. Dai, su, sono le 11 in forno. 11 e 13. Era una cosa, dai. Però 9,65. Ho capito, 10 euro abbiamo preso. 8 pizzette dei vari gusti e due cornetti. È tutto, è soppano, ma soppano, si so. C'è un po' come un motoro. Cioè, magnatevela. Dai, che stiamo a parlare. Questa è proprio la classica pizzetta, non mi piace, poco pomodoro, panosa,
molligosa, poco cotta, gommosa, cruda. Questa io non la mangio, è inutile, che la mangio a fare? Assaggiatela, mangiate, dai, dai, va, dai, mangia, mangia! Com'è? Bastosa. Dai, Gesù. Il pomodoro è un pomodoro è tipo acido, dolce, acido. Non è acido, così sono tutte le altre, regà, perché guarda, queste qui sono con il crostino. Mamma stessa mia. Solfa, tiè. Ma manco c'è mozzarella. Ma che è? Ma che è sta roba, regà? Scusatemi, questi, guarda, è cruda. Ma no, cruda, cruda, tiè, magna. Questo è proprio crudo, Qua. Queste sono tipo focacce. Questa già c'ha, ti dico, questa c'ha un aspetto. Ma ah, frate, aspetto, guarda. C'hai pachino o acerbi? Perché questi sono acerbi. Manco sono rossi, che so, cioè i pomodorini acerbi. Le olive, quelle denocciolate del dell'Eurospin. Del barattolo dell'Eurospin. Vero. Va, vediamo se sta focaccia è. Vai. È cotta, ma non credo. Ma è dura. Questa è pure di ieri, qua. È dura. Sì. Ma non senti, non si mastica, dai. Tu non devi parlare. Perché siccome non me la prendo con lui, io me la prendo con te. Se tu parli, mi monti. Come la panna montata, arriviamo al terzo forno che ti butto dentro un secchione dalla spazzatura. Vogliamo provare il dolce? Proviamo il dolce. Ho preso un cornetto e un fagottino. No. Io ho detto un cornetto. Perché è un cornetto e un fagottino, mo ricordo. Perché sennò sembro matto io, no, raga. No, è vero, è vero. Che quando dico che entro nei pasti e parlo italiano per cercare di anche agevolare chi sta dietro al bancone, perché io ci sono stato prima di tutti e la gente mi faceva impazzire, parlo chiaro una volta sola bene. Che io ho detto, meno male che non cornetto ho ripetuto. Cornetto alla crema e fagottino al cioccolato. Questo è un fagottino al cioccolato, questo è un cornetto al cioccolato. Qui c'è il cornetto alla crema e questo è un cornetto al cioccolato. E c'era lì perché l'avevo visto il fagottino al cioccolato, gli ho chiesto il fagottino al cioccolato e poi perché era bello. Guarda, a tua difesa c'erano sei cose. Cioè, non manco si poteva sbagliare, capito? Che dici, ho preso quello, capito? A me mi dispiace, pa' amico tuo. Questo è... Questo è vecchio anche questo, regà. A parte il cioccolato, guarda che coloraccio ti è. Assaggia. Ma questo è vecchio anche questo. No, è duro come è come duro, è secco. È di ieri pure questo. Questo cornetto è di ieri. Lo dico proprio. Pensaccia, poi è mattina. Cioè, sono 11 di mattina. Guarda. È di ieri. Quindi non ho capito, io ho speso 10 euro per cosa. Peccato. E questo è il cornetto alla crema. Con la crema, guarda, nemica super finta. Questo no, è di oggi. È anche abbondante di crema, ma... Ah, ok. Tià. Scusa, ok. Sempre. Questo aspetta, è buono. Questo è buono. Sì, ma senti, è secco il cornetto, però. La crema è buona. La crema è buona. Questo è buono, vabbè. Quindi? Vabbè. Cioè, questo ti giuro su Dio che a me piace tanto, però non si può salvare per questo. Quello no. E dai il voto, visto che così almeno se sei il onesto voto. Col voto te le risparmi oggi. Allora guarda, le pizzette non ci stiamo proprio, quindi no, lasciamo stare. Per quello si meriterebbe un 5 meno. Vabbè, dai il voto. E no, poi sembra che io. Voto finale proprio. Voto finale? Sì. 5. Avrei voto dato finale? Lo stesso. 5. Ma ci guarda, avrei dato 4. È buono. Io sì, solo per questo. La crema non me frega niente. Io avrei dato 4 per cornettare la crema. Non ho mangiato niente, regà. Mi ho speso 10 euro per cosa. Non l'ho neanche assaggiate. Non era tutto crudo. Ok, voi avete dato il vostro voto, lo accetto, ma per me è 4 e mezzo pieno. 4 e mezzo, regà, cominciamo malissimo. Sì. Poi c'è un altro magistri. Io questo qua non l'avevo, cioè non ci sono mai entrato e non ricordavo nemmeno fosse Magistri questo, sinceramente. Beh, Magistri 3.1. 3.1, sì. Pizza alla pala, in teoria dovremmo provarlo, eh.
Vai. Vediamo, passare avanti. Dai, entro io al volo, più un pezzetto. Dai, così vediamo se rivaluta il primo. Al numero 58, questa che è via Pellico. Ah, via Silvio Pellico. 58. Oh, allora, ho preso un pezzo di pizza di una lingua rossa a metà e un pezzo di bianca di focaccia ripiena di insalata di pollo. Ho speso 4,90 euro. Meno, non ho preso dolci, non ho preso niente. C'erano dei dolci, alcune cose mi ispiravano, altre meno. Quindi ho evitato, ho preso giusto un pezzetto di pizza per capire più o meno come sagavano. E a vedere tutte le cose che c'hanno dentro. Un posto molto ben organizzato. Comunque c'hanno, fanno i caffè, fanno, c'è quindi il bar, c'è la tavola calda. Più organizzato di quell'altro, sì, no, se so, è un altro mondo. A vista, guardando il tutto, già c'ho il voto in mente. Che è il forno che se c'hai sotto casa va bene, gli darei un 7 così, sommario e globale. Però è ancora da valutare. Però sì, è da valutare questi pezzetti di pizza, vediamo un po'. Pezzi abbiamo detto, vai. La roba l'ho detta, la pizza è questa, ho preso un pezzetto rossa e un pezzetto di focaccia ripiena con l'insalata di pollo. Allora, la vedete questa rossa? È proprio quella, la pala da forno, bassa e scrocchiarella, solo che non è cotta benissimo e credo che il pomodoro sopra sia leggermente crudo. È per questo che già alla vista gli ho dato un 7 globale. Ah, dividiamoci quello. Vabbè, e mantengo così il mio 7 perché è buona, non è malvagia, però non è manca la pizzetta se reggiamo l'occhio. Focaccia bianca, perché questa non so se posso definire la pizza bianca, è molto focacciosa, è molto morbida. Con l'insalata di pollo, qua c'è un bel pollo cucinato da loro e fatto a cubetti. Ricomponiamolo. È carina, non bella. Perché l'insalata di pollo è buona. Vai, vai. Quindi mai isolato? No. Mi si rigirano gli occhi? Manco. Voto 7. Pregio, come è rientrato, sei uscito con quello? No, è aperto? Sì, sì. Ma da dove si entra? Da dietro? Non si capisce. Dall'altro lato, la signora, subito. Come si chiama questo? Pizzeria da pacchetta. Via Pietro Maroncelli 35. Via Pietro Maroncelli 35. 9,90 però. Ah, con acqua e Coca-Cola. Ciao, allora, leva un euro e mezzo e leva un euro più o meno, perché al forno penso un euro e mezzo. Sì, sì, un euro e mezzo. Quindi 2 euro e mezzo, 9,90. 9 o 7 euro e mezzo per. Ho preso un supplì, un pezzo di pizza rossa, ma il supplì bianca. Vabbè, avete preso la pizza al forno? Il supplì era un test per vedere. Perché è il supplì schiacciato? All'anduia. Ah, panatura fina e molle con pan grattato di laboratorio, supplì freddo, mozzarella fredda, sugo un po' anemico, tiè, stecchiatevelo. Ma in bocca buono. Buono? Miracolosamente. Zero, zero. Non gli avrei dato una lira. È buono. È proprio buono. Pure il riso. No, proprio buono. No, è buono, è buono. È buono. Poi c'è l'anduia giusta? Tipo quelle cose. Senti, che dici? L'anduia come spigne. È buono. La pizza. Questa è rossa semplice. Sì, col pomodoro crudo. Però io ormai a sto punto a lui non lo giudico più dall'aspetto. No, questa è un po' freddina e moscia. Sì. Sta pure quella integrale. È pure un po' cruda. Molto meno bene. Questa è la bianca. Bianca focacciosa. Quindi molto morbida, però vedo l'olietto, vedo un po' di sale. C'è il condimento, di verità. A me non mi piacciono queste pizze bianche così mosce. No, poi lo senti, è gomma. Sì, ma è chewing gum, raga. E poi poco sale. Ma è chewing gum. Questa è mozzarella, vabbè, sì. Vabbè, guarda, stessa cottura di quella rossa, stesso impasto, mozzarella. Questa però, raga, vedi, è poco cotta. No, è un impasto moscio. No. Sta mozzarella così. Supplì buono, rossa livello normale, ma a collo
bianca no, mozzarella, ma proprio l'impasto. E mo col dolce, vediamo. A me questi mi sembrano i classici bignati San Giuseppe di laboratorio con la crema sparata dentro. Se ci mentono, dici. Magari non lo sapeva manco lei. E comunque è di laboratorio, dai. Sì. Io lo porto, non mi fanno cosa. Questo bignato è molto... Con la crema... Molto dolce. È troppo sparato proprio di zucchero. Che posso dire? Smielato. Smielata. Smielato, bravo. Ecco. Smielato. Sì, vabbè, non è che ho detto... Vabbè, no, nel senso, però è giusto, smielato. 7 meno. Sono buono. Però sei buono. Perché quella... Quella pizza bianca, no? La mozzarella pure, l'impasti proprio molto, molto cioè elastici, gomma da masticare. Io e la quello mozzarella... Quello purtroppo non lo posso passare. Dopodiché il bignato di San Giuseppe, qua. Dopodiché il bignato di San Giuseppe pure si mangia, la pizza rossa si mangia, il supplì era buono. Ti posso dare 6. Sei più. Ma io a te ti dovrei... Ti dovrei piccare il tarsecchione della monnezza, ti devo venire incontro chi voti. Vabbè dai, sei... Cioè, nel senso comunque... Ma isolato? No. Me si sono rigirati gli occhi? Manco. Dai, sei più. Però, regà, che mi avete fatto venire a fare a Santa Maria delle Mole? No, parliamoci seriamente. E buona mancava di selci. Vediamo. Frate. Te giochi tutto su questo? Tutto quanto. L'angolo della golosità, pasticceria, gastronomia, pizzeria, panetteria, laboratorio artigianale, quindi c'hanno un laboratorio loro. Eccolo lì. Che sta lì in fondo, accanto. È enorme sto posto. Che via è? Non lo so. Ma come non lo sai? Via Antonio Fantinoli. Via? Fantinoli? Via Antonio Fantinoli numero 26. Via Antonio Fantinoli numero 26. Già si ragiona perché è un forno, per chiamare il forno, poi c'hanno pure la gastronomia, c'avano il pollo, avevo spiato che le patate, c'avano pure i tramezzini belli, c'avevano un sacco di roba, una cifra, veramente tanto. Poi mo magari qualcosa un po' più buono, qualcosa meno buono, un sacco di biscotti, cioè comunque di gran distribuzione, cioè proprio... Erano molto di biscotti secchi. Sì. Però altre cose fatte da loro, pure i ventagli non è che mi hanno convinto tanto, molto troppo perfetti. Però abbiamo preso insomma varie roba, tanta roba, quindi il prezzo è in linea, c'è pure la Coca-Cola, leva 2 euro di Coca-Cola, 13,80. Che poco rispetto a quello che. Anzi, era 12,60 senza 12,60 senza Coca-Cola. Che questo è il prezzo con la lattina, questo era lo scontrino, il pre-scontrino senza lattina, quindi 12,60. Dalla pizza ci siamo tenuti sul classico, ci stanno altre pizze anche con dei topping mezzi gourmet, diciamo mortadella, aceto balsamico e cose varie. Io ho preso la rossa e la mozzarella. Damiano ti vedo un po' bianco, questa qua da non so bene. Insomma è rimasta un po' indietro di cottura, però non è male, meglio delle altre. Sì. Vai. È moscia. Nel complesso è buona, però è moscia. Cioè qua già siamo su una base di forno da 7. Mm-hmm. Ora andiamo a scoprire se si merita un voto più alto. Ma raga, ma vi rendete conto di quanta mediocrità c'è in giro? Quello sì. Un po' sì. Abbiamo preso delle scrocchie con la curcuma. Vedete, belle gialle dentro, assaggiate. Queste sono buone. Una queste per... non le fanno tutti. Mi ha già dato il colore. Sì. Beh. Una cosa giusta l'ha detta. Una? Vabbè. Ok. Cioè. E la pizza scrocchia romana? Cioè, è semplice, con rosmarino, ha preso rosmarino? Questa ha già più saporita, c'è l'olietto, c'è il sale, c'è il rosmarino. Guarda, saranno i gusti miei, ma poco più sale. Già lo sento quando l'ho preso che è moscio. Uff. È un po' moscetto ai lati.
Un po' mi scelto sto ventaglio, Radi. La sfoglia è pure buona. È tutto bene, ma non benissimo, regà, eh. Almeno non è mediocre. No. No, no. Tradizione. Magari tutti i forni si mettessero a fare i maritozzi, avremmo vinto a mani basse. Buono. Cercate di non giudicare la panna, cercare l'impasto. Morbidissimo. Anzi dirò, la panna la fare pure meno dolce. Hanno aggiunto lo zucchero nel montaggio. Questo già è un forno che si eleva, ma per varietà, per come è impostato. 7,5? No, pure 8. I forni da 8 sono altri. 7,5 preciso. Però c'è tanta varietà. Però pure 8 meno. Sì, c'è pure il pollo con le patate, c'è tramezzini abbondanti. 8 meno meno. Vabbè, frate, a te continuano a tempo, continua a non usare l'autotune e continua a chiudere le rime. E venga a mangiare qua, però. Ma ora devo ringraziare pure lui. Vabbè, grazie. Ci vediamo al prossimo video. Bello. Ciao, belli. Ciao.